amici di Italian Fishing TV, siamo qua sul circondariale di Ostellato, nel Campo Nuovo delle Vallette, e con i campioni della Lenze Emiliana Tubertini Feeder affronteremo oggi un argomento molto interessante, che è quello delle esche e delle pasture che si usano qui ad Ostellato. Con noi saranno protagonisti Mario Casale. Buongiorno. Alessio Casilli. Salve. Manuel Marchese. Salute a tutti. Cristiano Barbaro. Buongiorno a tutti. Il neoacquisto della Lenza Riccardo Raggi. Buongiorno a tutti quanti. E poi eccezionalmente oggi abbiamo la terza generazione di Tubertini qui, Matteo Tubertini, che da un po' di tempo si è dedicato al feeder agonistico. Ciao a tutti. Sei venuto qua a vedere qualche segreto dei tuoi ragazzi? Direi. Il babbo ti ha lasciato in libera uscita? Sì, sì, il babbo non c'è. Quindi... Okay. Bene, andremo a vedere adesso con i nostri campioni quelli che sono i segreti, le astuzie, le tecniche per usare le esche che principalmente si usano qui ad Ostellato. Buona visione. Allora Manuel, con te oggi ho visto che hai preparato gli ingredienti suddividendoli in un modo particolare, hai fatto tre parti, presumo che siano tre mix diversi, cominciamo sì. Da quello che hai alla tua sinistra. Assolutamente sì, allora questi sono i mix che noi tendenzialmente in base a dove dobbiamo andare ultimamente utilizziamo, cerchiamo di utilizzare. Una classica pastura scura con una grana medio grossa indicata soprattutto per dei pesci di taglia, tendenzialmente salata come pastura, una pastura dal color nocciola con un aroma particolarmente forte al brasem, alla quale per aumentarne la meccanicità soprattutto in campi di gara dove tipo Ostellato, dove l'acqua è ferma, aggiungeremo del pane belga, e un'altra pastura tendenzialmente chiara dove noi la saleremo aggiungendo mezzo pacco di Green Marine per delle acque diciamo che possono muovere ma non proprio che muovano molto, insomma. Beh. Vogliamo cominciare con il mix, siamo allo Ostellato, cominciamo con il mix che tu consigli per Ostellato. Assolutamente sì, anche perché è importante mettere a bagno preventivamente il pane belga che poi utilizzeremo per bagnare la pastura. Intanto le presentiamo. Sì. Allora, pastura. La pastura è la Super Crack Brown, al brasem proprio, al quale con 2 kg si ha un quantitativo più che sufficiente per affrontare una competizione di pesca feeder in questo canale, alla quale noi adesso aggiungeremo mezzo pacco di pane belga che metteremo a bagno nell'acqua, come si faceva una volta col tortù di mais, per se qualcuno è passato dalle parti del colpo, esatto, quando c'erano i carassi. E poi quel composto lì lo utilizzeremo per bagnare la pastura, alla quale poi gli aggiungeremo una busta di brasem caramellato per esaltare ancora di più l'aroma al brasem che a questi pesci piace particolarmente. Bene, procediamo a bagnare la Super Crack Brown, che sarà la pastura che tendenzialmente oggi con il canale in queste condizioni secondo me è quella che dovrebbe dare più risultati. Importante appunto è riuscire a mettere a bagno per tempo un mezzo sacco di pane belga, che procediamo subito a mettere a bagno, anche perché deve passare circa un quarto d'ora che tiri un po' tutta l'acqua. Ok, qua ci siamo. Sì, aspetta. Circa un litro d'acqua. Sì, circa un litro d'acqua. Con mezzo chilo di pane. Mezzo chilo di pane. Adesso lo lasciamo lavorare per circa un quarto d'ora, in maniera che questo pane qui noi abbiamo la sicurezza che non fiorisca dal fondo, perché appunto noi peschiamo a fondo e i pesci dobbiamo portarli a mangiare sul fondo. Altrimenti per sua natura il pane belga tenderebbe ad aggallarsi, a galleggiare. Se non è bagnato bene, certamente.
per quello che conviene bagnarlo per tempo e lasciarlo agire almeno per un quarto d'ora, 20 minuti, in maniera che tiri dentro proprio tutta l'acqua. Poi noi con questo composto qui, che risulta una pappettina, andremo a bagnare la pastura. Questo pane qui serve per aumentare un po' la meccanicità della pastura, per farla lavorare ancora di più di quello che già comunque questa pastura qui lavora. Vedete che piano piano il pane sta tirando. Vogliamo lasciarlo un attimo riposare? Assolutamente intanto... sì, perché deve passare appunto per sicurezza almeno un quarto d'ora. Certo, intanto presentiamo gli altri ingredienti. Ho visto che qui per questa pastura avevi preparato un ingrediente particolare di Van den Ende. Sì, questo è un pane rosso, già affondante, statico. Durante le parecchie pescate ci siamo resi conto che è un ingrediente che sembra che sia molto gradito alle brem, soprattutto alle brem anche d'Italia. Certo. Perché appunto, oltre a fare un effetto cromatico sul fondo, molto probabilmente loro si cibano anche di questo pane. E noi tendenzialmente nelle nostre pasture vediamo di aggiungerlo. Vogliamo ricordare che è un pane che è già per sua natura inerte sul fondo, questo non galleggia, no, è già salato, di questo è un non pane salato niente. Come caratteristiche, ed è disponibile in varie colorazioni. Sì, anche. C'è rosso, c'è nero e c'è giallo, tendenzialmente noi stiamo usando molto quello rosso. Quello rosso. Per le brem, certo, chiaramente, certo. Dovessimo andare a carpe e carassi sicuramente useremo quello giallo. So che è un ingrediente che usano anche nella pesca in carpodromo, per la sua caratteristica, addirittura viene fiondato in certi casi. Per dove pescano a Roubazien, quindi un ingrediente molto poliedrico, molto versatile e che merita di essere approfondito nel suo utilizzo. Noi lo usiamo molto, è già da un paio d'anni che lo utilizziamo e non abbiamo visto controindicazioni e nelle nostre pasture c'è... Sempre. Quasi sempre. Bene. Vogliamo prepararla intanto nel secchio? Assolutamente sì. Allora, prendiamo un secchio. Io tendenzialmente le pasture cerco sempre di prepararle in secchi grandi, perché si riescono a lavorare meglio. Certo. Io non riesco a bagnare 2 chili di pastura in un secchio così. Non... C'è chi lo fa, per carità. Personalmente io... Certo. Cerco sempre di utilizzare... Bene, diciamo che nel grande, come dicevano i nonni, ci sta il poco e il molto, quindi sì, si riesce a fare tutto. Esatto. Proprio si riesce a lavorare anche bene. Lo ricordiamo anche in questa sede, sì, mantenere i rifiuti raccolti e portarli a casa è una delle prime condizioni affinché i pescatori non vengano tacciati come nemici dell'ambiente. Esatto. Ricordiamoci i rifiuti. Anche perché li portiamo in qua che pesano, esatto. Riportarli a casa che non pesano più. Non ci costa niente. Chiaramente per bagnare la pastura ci aiutiamo di un trapano che la tecnica ci ha fornito. L'evoluzione della tecnica ci ha fornito e devo dire che sono molto comodi. Vediamo se il pane ha preso, io direi che... Vediamo la consistenza del pane, guarda. Quindi lo versiamo tutto subito nella pastura. Tanto dopo con l'uso del trapano si dissolvono i grumi eventuali che possono venire. Un quantitativo del genere su 2 chili di pastura l'abbiamo già sperimentato in altre occasioni e di solito è la sua dose. È la sua quantità. Lo teniamo un po' inclinato un attimo. Noi tendenzialmente le pasture cerchiamo di prepararle diciamo il sabato sera, sì. Per poi lasciarle riposare tutta la notte e la mattina della gara chiaramente vanno comunque ritoccate, ripassate col trapano o addirittura su un setaccio con maglia da 3-4 mm. Ho capito, però diciamo migliore. Questo composto già adesso
se rimanesse questa caratteristica di umidità potrebbe essere già quasi essere usato. Naturalmente col tempo un po' si asciuga. Sì, poi appunto dipende molto dalla giornata, tempo, certo. C'è la giornata più calda, c'è la giornata più ventilata, poi appunto le pasture le abbiamo lì sul nostro Magic Box, perciò tendono ad asciugarsi. Poi durante un la competizione magari va corretta ancora con lo spazzino, certo. Dopo quelle sono tutte piccole cose che bisogna si vedere al momento. Gli additivi però, quando li metterai? Però diciamo che con questa dose qui di due pacchi di pastura, mezzo chilo e mezzo pacco di pane belga e una busta che adesso andremo ad aggiungere per aumentare appunto il sapore, l'aroma di Brasem. Secondo la nostra esperienza, questo è un mix molto, quindi, molto valido e molto catturante. Un litro d'acqua, poco più, sì, per tutto questo. Un litro d'acqua. Dammi. Beh, l'impatto visivo sicuramente è molto bello, interessante, anche dal punto di vista olfattivo, purtroppo non si sente in video, però... Noi abbiamo la fortuna di respirare questo buonissimo profumo. Il profumo è molto buono, è invitante. Se ha lo stesso effetto sulle brè? Speriamo. Il pane rosso? Sì. Quando lo metterai? Diciamo che il pane rosso, una volta appunto, avendo bagnato la pastura e non doverla passare su un setaccio, si può tranquillamente aggiungere il pane rosso. Pane rosso che personalmente faccio sempre abbastanza occhio. Che è una misura universale, la misura dell'occhio. Sì, diciamo che con un pacco da 500 grammi, tre pescate si fanno tranquillamente. Farò vedere, la facciamo vedere perché l'effetto cromatico è molto bello, molto interessante. Una spolveratina così, un'ulteriore miscelata. Ci siamo. Ci mancano solo le brema adesso. Ci mancano i ragazzi che li mettiamo a pesca perché sono qui che scalpitano. Ok.